Ricominciano i lavori di manutenzione ad Ancarano sulla viabilità, sui marciapiedi. Questa volta si è intervenuti in via Collina. Sì, sono lavori già che erano stati programmati, riguarda appunto via Collina e via Gran Sasso per quanto riguarda il rifacimento dei marciapiedi, la sistemazione dei pali, la raccolta delle acque bianche in alcuni punti stradali che diciamo, restano critiche proprio per quanto riguarda lo smaltimento delle acque bianche. Sono lavori svolti attraverso fondi propri, nell'ottica appunto dell'utilizzo anche di quelli che sono gli avanzi di amministrazione, attraverso appunto un meccanismo contabile che permette questa attività ed è appunto finalizzata alla messa in sicurezza anche dei pedoni proprio in quei tratti di strada. Importo dei lavori? Totale per quanto riguarda anche via Gran Sasso e via Giovanni Interesimo siamo sui 500.000 euro. Per quello che riguarda invece la riconsegna di questi lavori, che come sempre insomma sono importanti da sapere. Ma speriamo in tempi congrui, in considerazione anche del fatto che vengono svolti durante il periodo estivo, comunque speriamo al più presto per l'autunno di poter riavere il cantiere riconsegnato. Nell'immediato futuro, quali sono ancora gli interventi? Attualmente sono partiti anche i lavori presso la scuola dell'infanzia di Madonna della Carità, lavori che riguardano l'efficientamento energetico ed appunto, è finalizzato all'aumento della qualità ambientale nella scuola ed i lavori vengono realizzati attraverso fondi reperiti con la partecipazione a un bando regionale, anche questo sinonimo di capacità organizzativa dell'amministrazione appunto che si coniuga insieme all'utilizzo dei fondi propri, quindi emerge una capacità di equilibrio tra l'utilizzo dei fondi propri e quella del reperimento delle risorse sovraccomunali. Per il prossimo futuro, nell'immediato, abbiamo anche l'inizio dei lavori presso il cimitero per la realizzazione di loculi cimiteriali, lì programmati, anche in quel caso già programmati, attraverso anche la prevendita, proprio anche in questo caso per non gravare nell'immediato sulle casse del comune.